Benvenuti in un nuovo video! Oggi abbiamo qua una scatola misteriosa. Beh, insomma, non proprio misteriosissima. Infatti, come potete vedere dalle immagini, sappiamo già che dentro c'è qualcosa... di vampirina. La serie che va in onda su Disney Junior dal lunedì al venerdì alle 5:30. A noi piace tantissimo e oggi Alissa farà questo unboxing. Ma prima dovrà fare tre giochi. Perché ragazzi, a volte per avere dei nuovi giochi non serve andarli a comprare al negozio di giocattoli, basta avere una stampante e su internet si possono trovare dei giochi stampabili bellissimi come questi di Vampirina che noi abbiamo scaricato dal link che trovate in descrizione, quindi cliccate sulla descrizione del video e trovate il link per scaricare anche voi questi giochi. Qui abbiamo varie schede, guardiamole tutte, poi tu ne dovrai scegliere 3. Allora, la prima è la maschera di Vampirina da ritagliare. Poi abbiamo la catenella di carta. Si ritagliano queste strisce, poi si incollano una dentro l'altra e si forma una catenella. Il labirinto, il gioco del memory. Questo serve per creare i tuoi biglietti di Halloween. Si ritagliano tutte le immagini e poi su un foglio bianco si può creare il biglietto. Beh, Halloween ormai è passato, però noi possiamo creare semplicemente dei biglietti d'auguri a tema Vampirina per chi fa il compleanno oppure anche solo per mandare un saluto. Poi c'è metti il ciondolo a Vampirina, ritagliamo il ciondolo e si incolla a Vampirina. La maschera di Demi, il tutorial per imparare a disegnare Vampirina, 3 disegni da colorare. Allora Alissa, fammi vedere cosa hai scelto. Ho scelto il labirinto, il vampirino da disegnare e il memory. Ok, allora iniziamo dal labirinto, però voglio farti una sfida un po' più difficile, così lo trasformiamo anche in un esercizio di prescrittura, cioè un esercizio che ti prepara ad imparare a scrivere. Devi riuscire ad arrivare da qui a qui senza toccare il bordo del labirinto. Ovviamente useremo un pennarello viola come Vampirina. Vediamo se ce la fa. Oh, mamma mia, per poco non lo toccava. Ok, sta andando bene. Ce la farà, ce la farà. Oh, per poco. Oddio, l'ha toccato? No. Per pochissimo però, per pochissimo. Meno male che non l'ha toccato. Cioè, per un millimetro non l'hai toccato? Vabbè, potevi essere un po' più precisa, però sei stata brava e hai trovato la strada al primo colpo. Dai, prima prova riuscita. E allora, visto che hai superato la prova di prescrittura, andiamo a colorare la stellina di questa tabella delle ricompense. Evviva! Questa tabella è molto utile perché ci aiuta a fare delle cose giuste durante il giorno, a ricordarci cosa dobbiamo fare. Fatto. Mi aiuterai ad apparecchiare stasera? Sì. Ok, lo mangerai la frutta? Sì. E andrai a letto presto? Sì. Allora dopo le coloreremo tutte, ma adesso andiamo a colorare quella dei giochi creativi. Quindi andiamo a fare un gioco creativo. Questi sono 2 giochi creativi. Da quale vuoi iniziare? Questa. Disegnare Vampirina? Guarda che non è facile, eh? Ok, Alissa, sei pronta? Vai! Non è facile, eh? No. Vabbè, dai, ma tu hai solo 5 anni, eh? Sei già brava. Ce l'ho fatta? Sì, direi di sì, Alissa, brava! Mi piace molto il risultato. Per essere la prima volta, poi a forza di esercitarti diventerai sempre più brava. Ok, seconda prova superata. Adesso
Ci facciamo una bella partita a questo, però prima mi devi ritagliare tutte le tessere. Vuoi ritagliare le tessere? Ecco fatto. Allora ragazzi, visto che il foglio era un po' trasparente e si vedeva cosa c'era dietro, con un colore a cera abbiamo disegnato il retro. In questo modo, quando saranno girate, non saremo in grado di capire cosa c'è dall'altra parte. Ok, mescoliamo tutto. Faccio io con due mani. E poi posizioniamo le tessere. Ok, gira le prime due tessere. Questa e questa. No. Io giro questa. Oh, era qui? Sì. Ah, presa la prima coppia, tocca a te. Questa e questa. No. Allora io giro questa e questa. Ah, ho trovato vampirina, ma no. Questa, questa. Ah, sbagliato. Questa, ah, il cane, è vero. E questa. Sì, che fortuna. Tocca a te. Questa. Questa. Ah, è vero, un punto ad Alissa. Tocca a me. Questo, di questo non l'avevamo già trovato, non mi ricordo. Qui? No. Questo e questo. Che fortuna, siamo pari. Ok, allora io giro questo. Mamma. Questa verde, dov'era? Tu qui. Mamma. No, è vero, qua c'era questo. Tocca a te. Questo e questo. No, sbagliato. 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 Tocca a me. E quello era qui. Tan e tan. Mi dispiace, Alissa. Tocca a te. Sì. Ma siamo sempre pari. Siamo sempre pari. Allora ce la giochiamo tutta adesso con l'ultimo round. Questa e questa. E siamo pari perché pure questa. Ah, e allora è finita in parità. Complimenti. E andiamo a colorare un'altra casella. Sì. Ti sei divertita? Sì. Dopo ci facciamo un'altra partita, Sì. E visto però che sei anche stata molto gentile, ti faccio colorare anche la terza casella. Che cosa c'è scritto? Sarò gentile. Beh, direi proprio che ti sei meritata l'unboxing. Eccoci qua, vai, spacchetta! C'è lo scotto, io lo so. Cosa c'è? C'è una mega vampirina! Ti piace? Sì, mi piace un sacco. E poi c'era qualcos'altro nello scatolone? Sì, c'è una vampirina con pure lo zaino. Vedi? Che carina! Se la puoi infilare. Questa è bellissima. E poi c'è un'altra cosa. L'ultima, amica. Questa è una bambolina che suona la chitarra con il suo... con la sua amica Gregoria. Sì. E questa è una versione un pochino più grande di Vampirina con lo zainetto e questa è la versione super grande. Sì, quindi è piccolo, medio e grande. È una rockstar. Mami, abbiamo Vampirina? Sì, eccola qua. Qui abbiamo il cagnolino e qui Vampirina. Guardate che carina che è. Ha pure il suo zainetto. Sì. Ma ha pure le gambe snodate, ha pure i capelli veri. È fatta benissimo, che bella con le gambe che si muovono. E dietro i codini a forma di ali di pipistrello ci sono anche i capelli veri morbidi. Sì. Ma davvero c'è tutta questa strada per andare a scuola? Mi sa che devo un po' riposarmi. Allora uso un po' le mie ali. Come si chiama il suo cagnolino? Wolfie si chiama. Woo, woo.
Beh, adesso ci manca da aprire l'ultima. Sì, la media. Aiuto, mi hanno legato come un salame. I vampiri non meritano questo trattamento. Ora ti libero, vampirina. Ecco fatto. Si sta molto meglio. Sì, yuhu. Il tuo zainetto. Ok. Oh. Scusa, volevo vedere da vicino cosa stavi facendo. Ecco qua, le abbiamo aperte tutte e tre. Sono tutte e tre bellissime, ma la mia preferitissima è questa. Perché proprio quella? Perché questa è la giusta dimensione per metterla nella casa delle bambole. È vero. Ed è pure tutta snodata e può pure andare a scuola e togliersi il vestito e lo zaino. E comunque è lo stesso bellissime, sono lo stesso bellissime queste qui. Questa qui fa anche dei rumori. Come facevi a farla parlare, a farle fare dei suoni? Invece questa piccola è perfetta per portarsela in giro perché entra in tasca. Entra pure nello zaino e non occupa spazio. Infatti. Beh, ragazzi, noi ci siamo divertite tantissimo a fare questi giochi creativi, stampabili, che potete fare anche voi perché vi lasciamo il link in descrizione. Intanto vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.